Grazie alla collaborazione con Fano Rocca e al fondo Peppe Nigra, Filippo Rosati è riuscito a portare a Fano, nella sua unica data italiana, Jeff Mills, il DJ, produttore, artista visionario e appassionato di spazio e fantascienza, è considerato padre fondatore della musica techno e si esibirà martedì 13 agosto alla Rocca Malatestiana in un Cinemix, una performance in cui musica e cinema si fondono. Martedì 13 ci sarà una sonorizzazione di un film di Fritz Lang, Woman in the Moon, come Fritz Lang nel 1929 si immaginava lo sbarco sulla Luna. Sarà una sonorizzazione da parte di Jeff Mills, che è uno dei pionieri e padri fondatori della musica techno di Detroit, musica elettronica. Farà una sonorizzazione molto interessante perché spazierà da una musica più ambient a una musica, diciamo, più elettronica, techno, tipica di Jeff Mills. Sarà un evento celebrativo del 50° anniversario dello sbarco dell'allunaggio, e dalle 6 alle 8 faremo una serie di laboratori, di workshop per bambini e per adulti sul tema dell'astronomia, e dalle 9 più o meno inizia la sonorizzazione. Per partecipare l'acquisto dei biglietti in prevendita può essere acquistato online su Viva Ticket, al botteghino del Teatro della Fortuna. Abbiamo lasciato qualche prevendita a Rivazza, che è il bar della Rocca Malatestiana, al Bastione San Gallo, comunque contattando gli organizzatori Umanesimo Artificiale, Fondo Nigra o Fano Rocca potrete trovare tutte le informazioni. Il Fondo Peppe Nigra quest'anno, in continuità a quello che ha fatto l'anno scorso, dove è stato musicato un film Nosferatu con il maestro Mario Mariani, quest'anno non poteva che non appoggiare Umanesimo Artificiale, in quanto ci ha proposto una cosa esaltante. Quest'anno abbiamo Jeff Mills, che musica un film di Fritz Lang, pioniere del cinema, e questa cosa l'abbiamo appoggiata con tutte le nostre forze e portiamo avanti sempre, oltre alla Memoteca, dove abbiamo i nostri film, e quindi il Fondo Peppe Nigra, che si occupa di cinema. Abbiamo con tutte le nostre forze portato avanti questo progetto. Siamo molto orgogliosi di aver ospitato e di aver anche preso parte al progetto di Jeff Mills, della sonorizzazione di Frau in the Moon, perché è comunque un evento speciale, è l'unica data nazionale che Jeff Mills fa in Italia, quindi noi siamo ancora più orgogliosi, insomma, di averlo come ospite qui da noi. Speriamo che sia un appuntamento che apprezzi anche la città di Fano, perché abbiamo avuto molti contatti dal resto d'Italia, ma pochi da Fano. Quindi questa cosa ci fa pensare, ci fa riflettere e ci fa anche sperare che invece sia per la città di Fano un evento grande come lo stiamo vivendo noi, e quindi che sia partecipato e il più possibile, ecco, insomma, apprezzato.